inaugurazione, ci troviamo oggi a Venissa, nella Laguna Veneta. Siamo sull'isola di Mazzorbo, vicino a Burano. Qui sorge oggi una nuova struttura ricettiva d'élite con un grande ristorante e ampi spazi aperti, che oggi visiteremo nel dettaglio anche con le sue camere a tema veneziano. Come dicevamo, a Venissa ci sono anche le camere, ognuna con un colore diverso. Questa è la stanza rossa con le travi a vista. La particolarità delle camere di Venissa è che ognuna è rappresentata sulla porta dalla forma di una delle isole della laguna. Una tenuta proprio a Mazzorbo? Questa terra è particolare e già dalla fine del 400 è nato un vitigno molto particolare, un vigneto autoctono, quello della Dorona. Ora lo vediamo a marzo, quindi con la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, ma già ad aprile e maggio con le fioriture sarà un paesaggio ancora più verde e più rigoglioso. Alberto Sonnino ha sempre creduto nelle terre di Venezia e nelle loro risorse. In che modo Venissa le promuove? Venissa è un primo esempio di valorizzazione delle tradizioni agricole e vitivinicole della laguna. La volontà è unire l'energia dell'acqua e le forze della laguna con quelle appunto dei territori lagunari legati anche all'ambiente e all'attività produttiva. Troviamo nella cucina di Venissa, dotata delle ultime tecnologie e di sistemi computerizzati. Ce la spiega meglio il nostro chef Franco. Sì, buongiorno. Niente, è una cucina a piastra induzione, infrarosso, che funziona ovviamente con il sistema magnetico, quindi abbiamo cuocipasta, la griglia, abbiamo un wok di ultima generazione e abbiamo un sacco di macchinari che comunque ci possono aiutare nella lavorazione, dal pacojet, microonde, macchina sottovuoto. Qual è il valore aggiunto che una cucina di questo tipo può portare al cibo che si porta in tavola? Il valore aggiunto è il rispetto delle qualità organolettiche dei prodotti che vengono cotti, perché c'è molto meno tempo di cottura, il risparmio energetico e la buona salute dell'operatore che ci lavora. Io mi chiamo Alberto Sonnino e sono amministratore di Vento di Venezia. L'occasione è per presentare Venissa, una iniziativa nata dalla volontà di Gianluca Bisolle e della sua famiglia di estendere l'attività agricola e soprattutto viticola in Laguna di Venezia, data la loro grande importanza in Veneto e nel mondo in genere, grazie alla ripresa delle tradizioni agricole della Laguna di Venezia. Volevo che Gianluca Bisolle, come ideatore di questa iniziativa, presentasse appunto lo spirito con cui ci siamo voluti muovere e poi chiederei proprio un ringraziamento generale a una lista di persone che avrei piacere di citare dopo. Grazie. Grazie Alberto. Grazie Alberto, non immaginate l'emozione di essere qui oggi dopo, sono passati ormai 6 anni dal primo giorno in cui ho messo piede qui come visitatore. Così tutto partiva da una curiosità che era nata ancora prima rispetto alla presenza dei vitigni qui a Venezia, in alcune isole, viti antiche che grazie ad alcune persone di Venezia ho potuto poi sperimentare. Qui li ringrazio Ariella e Gastone, che sono veramente stati
gentilissimi e ci hanno concesso di sperimentare le loro uve prima ancora di ripiantarle qui. Quindi quest'uva Dorone, che noi abbiamo pensato di rivalutare, è stata un po' la nostra mission quando siamo entrati nelle isole di Venezia con questo spirito. E in questo luogo, grazie alla collaborazione con il comune, con l'ente parco, con la regione, abbiamo trovato la cornice ideale dove poter mettere a frutto, realizzare, diciamo, anche questo nostro desiderio di riscoprire un antico vitigno. E mio fratello, che è qui, Desiderio, ne sta seguendo in prima persona questo progetto, insieme anche a Roberto Cipresso, che è un noto winemaker internazionale, e quindi su questo progetto di questo vino c'è una grande aspettativa in ogni parte del mondo. Io adesso passo la parola al sindaco, che a nome dell'amministrazione potrà sicuramente dare un importante contributo. Oggi inauguriamo, e la vostra partecipazione così numerosa lo mostra, inauguriamo un intervento esemplare, davvero esemplare sotto molteplici profili. Il primo, la dimostrazione di come è recuperabile un'isola della laguna o una parte di isola della laguna che tutti sappiamo fino all'altro ieri era in uno stato di abbandono, di degrado. Ma gli interventi devono essere interventi intelligenti. Devono essere interventi che non soltanto così in generale sposano interesse pubblico e interesse privato, ma devono misurarsi a esigenze anche economiche e di mercato. Ma tutto questo sarà reso ancora più prezioso dalla presenza di Paola Budel, che è qui con noi e che ha collaborato, ha messo anima e corpo lei insieme a Franco Bianchi, il suo compagno. Sicuramente valorizzeremo, appunto, come spiegava il signor Bisol, tutto quello che il territorio offre, quindi dall'orto alla pesca, anche comunque le carni, e comunque in chiave alleggerita, molto, molto moderna. Ecco, questa è la strada giusta per valorizzare questa parte, appunto, di laguna che è stupenda, che è molto fragile e che fa capire, appunto, che non c'è solo Venezia che è la città più bella del mondo, c'è anche la sua laguna che non ha nulla da invidiare ad altre parti del mondo, che pure, proprio perché da altre parti, penso alle Camarghe piuttosto che in altre situazioni, insomma, riescono a far visitare molto, a utilizzare molto con beneficio, appunto, di chi abita qua e di chi, appunto, qui investe, tutto qua. Quindi questa è la strada, bisogna proseguire così. Il ristorante aprirà per Pasqua, quindi sappiate che dal giorno prima si potrà arrivare qui e poter gustare le delizie di Paola, e vi aspettiamo numerosi, aiutateci, fateci pubblicità, perché chiaramente siamo in un luogo sperduto della laguna, ma con un buon passaparola sono sicuro che avremo il successo che questo luogo merita.